Ed eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti ragazzi e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita questo video su YouTube, ragazzi. Ma vi invito, come sempre, a unirvi anche sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 23 e qualche live extra come questa, ragazzi, come questa. E oggi continuiamo dopo secoli eoni. Devil Within. Circa, molto circa. Sta guerra mi sa che la perdiamo. Sì, vabbè, ma pure tu le gufate non le sai fare. Cioè, non le sai fare. Cioè, impegnati. Cioè. Ciao comunque Alessia. Ciao Tris. Come state? Io ho acceso la stufa, ma ho fatto una cazzata. Infatti la devo spegnere assolutamente. Ok, spenta. A me non attaccano. Sei forte, ti devo dire. Riatteggi. Allora, qua stavamo in un posto assurdo. Come insomma? Che è successo, Tris? Ho zero chiavi, quindi non posso aprire niente. Non mi ricordo nemmeno come funzionavano i tasti, ovviamente. Cioè, figurati. Ok, la V mi apre questo. C'ho zero colpi, due colpi. Bene. Probabilmente sì. Sì, Johnny, ma dice qualcosa? Che l'audio non ce l'ho proprio più. Ok. Tanto vi conta solo a voi come spettatori, soltanto che c'è un mare di bot, sì. Vabbè. Eh sì, ma vi conta solo a voi, giustamente, i bot non li considero. Allora facciamo uno. Ok, facciamo due, è già carico. Facciamo 3 a carico. Se lo carichiamo, sì, carichiamolo. Io sento l'audio bassissimo del gioco. È normale? Vabbè. Massimo lo alzo poi. Come non alzare? Ma il counter appunto controllo le quattro. Sì, perché mi sembra che i bot non li considera proprio ovviamente come utenti. Giustamente pure. Buon pomeriggio, Pimpi, buon pomeriggio. Sono ancora zoppa. Ho letto bene? Che sono ancora zoppa. Apri, l'hai fatto la caviglia. Vabbè, ma tu che te ne frega? Prendi una sedia a rotelle, vengi una sedia a rotelle. Cioè, una cosa meglio di questo. Cioè. Però sono. Vabbè. Come si uscì? Madonna, già sta stanco. Eh sì, ti metti sulla sedia a rotelle. Che cosa c'è di meglio? Scusami. Se poi riesci a trovare la motore, meglio ancora. Ok, però dovresti stare comunque attento perché Twitch va a finire che ti possono dar problemi. No, ma più che altro a me darebbe fastidio il fatto di tipo seguire e togliere il segui. Cioè, mi dà fastidio il rumore più che altro. Gianni, ma io non mi ricordo niente, che dobbiamo fare? Cosa devo fare? Eravamo arrivati tipo a sta chiesa che vedevamo da lontano. Dobbiamo ancora arrivarci, presumo. Infatti, ecco l'audio. Aspetta, dovrei arrampicarmi e dare un'occhiata.
Ecco. Già rotto la scaletta. E mo come salgo qua sopra io per salvarmi? Tra poco boss fight, benissimo, non mi ricordo assolutamente. Ma questa è la nostra amica. Ma Chi c'è qui? sì, ma vi vedo tutti blu. A parte Keira. Guarda qui. Sembra che funzioni ancora. Tu va, io ti copro. Ovviamente tu vai, io ti copro. Voglio vedere come mi copri da lontano. No, non è Alan Wake, eh. Sbagliato gioco, quindi. Cioè? Mi ha bruciato. Stai giù, ci sparano. Cioè, mi fa prima colpire questo. Vabbè, mo' aggiornato. Come li uccido a questi? C'ho la balestra, c'ho la pistola e c'è il coso. Devo aspettare che lo uccide lui? Ok. Almeno si rende utile questo. Ok. Lo so che non è Alan, ma ricorda. Ma lo ricorda come immagine. Introiti dovrebbe coprire le spalle, ma lei è abbastanza ottusa. Vabbè, non me. Se è palesemente palese. Però mi devo curare, mi sa, vero? Come si faceva? Un V. Ma ne ho uno solo. Sì, apri di sesamo. Sebastian, dovrebbe portarti alla strada per la chiesa. Non fermarti, ti copro. Tastotto per la troca. Aveva dato 4 munizioni. Eccoli. Che fa questo? Ma sento l'audio troppo basso. Voi lo sentite bene l'audio? Ma che c'ho la stufa che si sta spegnendo, però. Mo? Che gli racconto a questo? Non posso tornare indietro? Non salta, giusto? Che gli dico a questo? Scappa, scappa. Ma dai che lo sto colpendo, dai. Sono qui. È ovvio. Ovvio. Posso andare da qualche parte? Ok. Ma amico! Lo devo colpire. Dai, scappa. Ma Adesso puoi ucciderlo. ok. E uno è andato. Che è sta roba? Come si prendeva? Con spazio. Ok.
Si offre di colpi. Lo devo pure colpire, però. E mo che gli racconto? Due barzellette, due cose. Passiamoci, spazio raccogli. Ah, c'ho il coso, c'ho, vero? Come si cambiavano? Con la R? Ok. Non posso farcela da solo. Alza un po' il volume perché effettivamente non sento nulla. Opzioni, così alza audio. Boh, vediamo mi un po'. conoscete. Ecco, abbiamo Siamo sull'altra perso. strada. Vediamo c'è la statua equestre, là. Di qua. Un secondo. Sì, ma a me mi è rimasta solo sta roba. Praticamente. C'era un'altra cosa qua. Un'altra cosa qua. Ma questo non si rompe, scusatemi. Lo posso fare esplodere? Ah, forse mi dovevo far colpire dal tipo con la mazza. Ma qua non posso andare da nessuna parte, ok. Non hai beccato l'acqua, Johnny? Eccola la mazza, non la posso prendere sta mazza, scusate. Munizioni. Ah, da qua posso andare. No, voglio vedere qua se c'era qualche altra cosa. No, non c'è niente, giusto? No. In realtà anche qua è piovuto poi alla fine, però era brutto tempo. Parla da solo, sto dico. Nota del cimitero, ehi, devo salvare donna. Sono
So come entrare nella tana del lupo e andò a prenderla. Non lascerò che venga sacrificata. Non seguirmi. Resta qui e proteggi la famiglia. Tornerò presto, Daniel. c'era qualcosa riguardo a un cavallo in quella casa. Cavallo. Vediamo cosa ho scritto. E i passaggi Direi che segreti. scendiamo. Segreti. Credo anch'io. Ah, questa è la foto che abbiamo visto sul tavolo, ok. Scusa, ma ci ha fatto tornare qui, e quindi perché ci ha fatto tornare qui? Non ci abbiamo niente praticamente. Possiamo potenziare. Questo è il gioco dove c'è il tizio con la motosega. Sì, esattamente, Pimpi. Ma ci abbiamo pure poca roba. Danno corpo a corpo, però recupero da siringa potremmo aumentare. E abbiamo finito praticamente tutto. Ma è poca, capito? Sta bubazza verde. Ma c'era uno specchio qua. Ecco. Ci abbiamo anche energia, niente ci abbiamo. No, manco una giacca. Stai bene. Non ti devi preoccupare per me. Non sembra più difficile da muovere. Ah, ma questo è vivo qua dentro. Lo lasciamo qua. Vabbè, lasciamolo qua. Pure questo è vivo. Vabbè, ragazzi, la prossima volta vi salvo, non adesso. Che cazzo sono? Ah, ok. Mi sa che pensavo che fosse qualche animale. Ti pareva. Nel frattempo mi faccio un tè alla menta. Noi niente, Johnny. Su questo si può prendere. No, ma siamo pieni. Ma triste di là. Oh, c'è una statuina. Come la rompo? Come la rompo, Johnny? No, non mi fa usare sto coso. Abbiamo anche munizioni. A secco. No, volevo rompere la statuina, ma non la posso rompere più. Ma picchia come si faceva? Un F. Ok. Vabbè, ormai è andata, non ci posso fare niente. A meno che non posso cambiare il senso d'orientamento di queste cose. Poi ci sono dei numeri là vicino. Cosa sono queste parole? Non mi dice niente. Dovrebbe. Aspetta un secondo, ho notato qualcosa prima. Fammi
Infatti, eccolo, 3, 5, 9, 7. Sembra che si debbano porre i sacrifici sugli altari giusti. E così la via verso di lui si aprirà. Ma scusa, ma è già aperto, non basta? Allora, il 5 pure ci sta, giusto? È il 3. È il 3. Il 3 non possiamo fare nulla. Ah, dobbiamo posizionare qualcosa qua sopra, giusto? Perché il 5 ci serve. No, ho sbagliato. Madonna. Ma in questo momento sono tutti abbassati, Johnny, comunque, perché uno qua la leva non ci sta. Ed è già abbassato. Questo è abbassato e questo è abbassato. Questo che cosa fa? Ho sentito qualcosa. Il 7 non devo abbassare, Johnny. Qua le vedi? 9, 3, 5, 7. Questi 3 sono abbassati e questo alzato, quindi dovrebbe essere così. Per regola. Al massimo muoio, che può succedere? Invece passa lo Winden. Oh cazzo. Direi che era giusto. Ma che è sta roba? Ma sicuro, triste, sicuro muoio. Cioè, figurati. Allora. Vediamo un attimo, 3, 4, oh, c'è 5 colpi del fucile. 1. Come si prendeva la torcia? Con G? Ci pensa Alessia a darvi lezioni di recupero. Io sono in vacanza. Allora, 1, 2, ok, 2. Come si fa a prendere la torcia? Non mi ricordo più. 5, 6, 7, 8. Non la posso più prendere. La torcia, ma la lanterna. Poi dico tutto quello che a mio parere non va. Sì, adesso poi ne parliamo. Lo raccogli. 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 Nota del laboratorio al cimitero 1. Se questi due gemelli orfani sono sopravvissuti, deve essere il volere di Dio. Sono stati battezzati e curati. Nion, e suo fratello Zen si sono ripresi in fretta, ma la loro mutazione procede di pari passo. Naturalmente sono gemelli, ma i loro valori di crescita sono totalmente identici. 12 ore dopo la somministrazione del siero
Fatti sono uguali, temperatura corporea in aumento, dolore degli arti inferiori, 24 ore uguali, 36 ore uguali, 48 ore uguali. Stato di agitazione di... si somministra sedativo. Ok. Cazzo, di Napoli in vantaggio già, ma vaffanculo. L'Inter quando serve non serve mai. Sì, ma non tatteggiare, Keira, non tatteggiare, Keira. Ah, questa... Ah, questi sono i due gemelli. Ok. Cioè, da così piccoli sono diventati così grandi. Ma qua sotto non c'è roba, scusatemi. No. Ma questi qua perché facevano questi esperimenti? Ma ragazzi, devo vedere come si prende la torcia, non mi ricordo. Opzioni, comandi, sensibilità in mano, dove sta? Assegnazione d'asta. Q, accendi spegni. Mira, scatta, ricarica, cammina, inventario. E solo questo ci stanno. Quindi non ci sta, non posso più prendere la torcia in mano. Perché ti guardi indietro? È normale che si chiude io, no? Questo cancello è chiuso? Sì. E come ci arriviamo dall'altro lato? Ieri in diretta Ante ci ha resi partecipi delle tue richieste. Forse era lui che chiedeva a te. Che cosa? Ma che la devo far saltare sto coso? Ah, lo devo svegliare, forse. Adesso senza la prima parte, che tanto alla fine, cioè, non ti devi presentare, non stiamo mandando un curriculum. Lo devo svegliare, e come facciamo a tornare indietro se non l'ho svegliato? Riesci ad aprirlo? Ah, dovevo solo cliccare là vicino, ma vaffanculo, va.
Ok, finalmente ci siamo tolti dalle scatole a questo, giusto? Amico. Ma perché va? No. Devo curare. Riesco a scrivere. Vabbè, ma come cazzo mira a sto coso? Ma proprio dall'altro lato. Prima o poi capirò. Devo. Cioè, perché fa sto coso? Aspetta un secondo. Ok, c'è una lentezza allucinante quando clicca e quando arriva a terra. Ok. Ma vaffanculo. Però t'ho colpito. Allora, proviamo a curarci comunque. Qui. Stronzo. Ma che cazzo di giro ha fatto? Ok, faccio giro stupido. Ah, posso non ucciderlo? E dove stanno gli occhiali? Queste cose, se belle notizie me le dai così. Ma se il tizio sta qua a terra gli occhiali, dove cazzo sono andati? Tanto sono morto, ma voglio capire almeno gli occhiali dove stanno. Sul lupo.
Allora, devi prima. Ho sbagliato, è dopo. Ah, devi prima sonnarlo. Joseph si alza e perde gli occhiali. No, adotta il lupo. No, cioè, tocca ammazzare il lupo, mi sa. Quindi lo devo colpire e fare. Cioè, perché sennò non le trovo i suoi occhiali, giustamente. Ma aspetta un secondo, però. Vediamo, mi prendo tutta la roba che trovo a terra. Qua non c'era la droga. Ah, la droga una volta me la dà. Ok. Oh. Vaffanculo. Lì. Curiamoci. Ma vaffanculo, pure tu se ne hanno urlato, poi te ne vai un altro, fai le finte. Aia, ti sei fatto male? Che non esplode? No, cazzo, il terzo doveva andare a segno, no! Dovrebbe esplodere. Oh, manco. Cioè, quanta roba gli devo buttare questo addosso? Aia. Vabbè. Pure io. Mi ci impegno. Kit medico, vai, come se non ci fosse un domani. Ecco, lo sapevo io che mi colpiva giusto nel momento in cui facendo le mie cose. Niente, mi colpisce sempre, non riesco a scappare. Pure gli alberi lo proteggono. La natura dovrebbe stare con me perché sono io quello buono. Ma comunque io non capisco, cioè, ma quanti colpi ti devo dare? Ho finito i colpi. Leggendo, mi sta dicendo qualcosa di utile. Perché non so come sconfiggerlo a questo, eh. Consumativo e aspetta che salti fuori dai cespugli e gli spari. In che senso? Quando esce. Quando esce fuori dai cespugli già mi attacca. Oh, amico, vedi? Cioè, come lo aspetto fuori? Vabbè, che muoio zoppo. Ma la prima volta, lui la prima cosa che fa mi salta addosso. Che sta succedendo? Oh. Devo scansare quindi. Ah, boh. Dove cazzo è andato? L'ho perso di vista.
Che non mi colpisce che sono un buon samaritano. Bravissimo. Ah, perché se lo toglie. Ora capisco. Ah, hai capito lo stronzo. Togliti pure questo. Non c'è colpo. Ok, quindi posso fare tipo congelarlo e poi buttargli le cose che esplodono, giusto? Oh, mi sono incastrato. Sono troppo vicino. Morto. È morto. Ok. Sì, vabbè, ho capito che... Ma questo vuole gli occhiali perché non ci vede. Ma sul serio? E ma là stanno bene gli occhiali, scusa, ma chi cazzo li va a prendere? Ma che mi importa a me dei suoi occhiali, scusatemi. Che non cammina. Vabbè, ci prendiamo lì i proiettili, se me li fa prendere. Ma stanno là gli occhiali, sono quelli luminosi, giusto? Mi ha visto. Sebastian, lo distraggo mentre tu cerchi. Ma meno male che lo distrae, già sta qua da me. Niente. È lì, ma perché non vai lì? Ok. Eccolo qua. Ah sì, lo sta distraendo, va bene. Dai, muoviti che sta arrivando. Lo sento. Famoci. Mi spiace. Non è solo per il fatto di non vedere. Sto parlando di sentirsi normale. È tutto ok. Ora però cerchiamo Kidman. Joseph, tutto per un paio d'occhiali. Ok, qua non c'è. No, c'è la bubazza verde qua. Cazzo, quanto ne è? Era un litro, era. Quanto manca per la guerra, ragazzi? Tra quanto tempo finisce? 20 minuti. Eh sì, ma quanto manca di tempo?
Che ti prende? Andiamo alla chiesa. Salviamo. Quanti capitoli sono, Johnny? Ok, 22 minuti. Allora, capitolo successivo. Aspettate un secondo, ragazzi.
Ok, ragazzi, il problema è che fra qua alle 19 stacco la diretta, però vi dico già, e poi riprendiamo alle 21. Sembrava vicina. Ok? Andiamo un po' avanti qua. Sì, ma questo già si è stancato. Azzo, l'Inter vince 2-1. Che gli è venuto, ma questo? Che c'ha? Ma Ehi, hey Joseph, ci sei ancora? Sebastian, sono da sola. Dai, hai mai avuto una voglia di raccontarti? riprendiamo alle 21, Keira, Sono cioè, qual pazzo. è il problema? Potremmo Posso farmi la puttana? ripartire anche prima, tipo 8:30, però non so se ci siete voi. Di avere quella voglia per un minuto. Poi per 2 minuti. L'hai combattuta per 3 volte, Joseph. Ora sai come fermarla. Tu non capisci? Io so che la posso fermare, Shepard. Ma ho paura di non poterlo fare. Una parte di me. Ancora che dici arrivi in ritardo. Vabbè. Che roba è? Ah, il tipo. Bene. Ottimo, direi. Ottimo, direi. Dove cazzo ci ha sbattuto questo? Meglio che inizi a cercare gli altri. Comunque mi sono decisa, spezzo fridge. Strano. Adilene è la tua eroina preferita. Ci voglio andare ancora qua sopra. Non te lo so che devo andare là sopra. Ti ho già sgamato, gioco. Avrò qua dietro, ci vorrei mettere qualcosa di nascosto. Ecco. Com'era? Se mi abbassavo comunque non mi deve fare niente, giusto? Frigge è meglio di Cadile. Frigge si può usare sempre al di là dell'aiuto. Purtroppo Cadile con l'equalizzatore perde troppo. No, in realtà pure Frigge con l'equalizzatore l'abbassamento di difesa.
guarda. Qua da dove siamo venuti. Ok, saliamo qua sopra. Cosa succede? Non c'è niente, manco qua sopra, quindi. Il giro l'abbiamo già fatto, da qua da dove veniamo. Ah, là. No, da qua da dove veniamo. Mi sono confonduto, mi sto confondendo. Ma qua non c'è niente, qua non c'è niente. E ancora sei fritto, no, ma quello assolutamente, tutto diventa più buono fritto. Pure il sushi, se ci pensi, fritto sarebbe il top. Diventerebbe qualcosa di commestibile. Quindi non è qua da dove veniamo, ok. Ma chiunque. Già si ragiona se c'è il sushi fritto, eh. Già potrei quasi accettare il tuo invito. Oh, cazzo! Scappa! Scappa! Ce la facciamo. Non esplodono. Ma gli devo sparare vicino. Uno però l'ho ucciso. Me ne frega. Se la rischia lui, se la rischia con uno. Cazzo. Non mi lascia? Ma perché l'ascia non me la dà? Comunque sprecare 4 colpi così. Allora sta roba mi dava qualcosa. Presumo non sempre, ma qualcosa. Queste sono le bare dei vampiri. Palese. Carichiamo. Che ho visto altri vasi là, eccoli là. Ho capito, a volte sì, a volte no, questo l'avevo immaginato, però uno ci prova. Se non esce niente, amen. Ma qua che cosa è qua a terra? Perché non l'ho visto? Ah, perché si è rotto qualche altro vaso. Abbastanza bene.
Tutti gli oggetti. Ah, ma tu. Ah, no, hai scritto tutti gli oggetti distruttibili droppano. Ah. E prima perché non mi ha dato. Non mi ha dato niente quei due vasi? A volte scamano. Avevamo una missione estiva di portare le truppe a 30. Che nessuno ha compiuto perché siete delle brutte persone, siete. Proprio come te. Io non scammo. Vabbè, doveva far paura sta cosa, secondo loro. Forse io l'ho presa nel senso sbagliato. Stesa. Si muove. Questo bassorilievo era incastrato in una porta di pietra e pare servisse da chiave. E quindi lo possiamo usare? No. Ti cagherai in mano più avanti. Ma il primo salvataggio lo dobbiamo salvare. Disarma. Ah, c'è la chiave. Altra bubazza sta qua. Prendiamocela. Nota delle catacombe. Aiuto, suono metà. Quel suono metallico sta arrivando. Scappo da lui. Scappo, ma lui mi segue. Dio, aiutami. Aiuto, 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 aiuto. Cioè, questo lo scriveva, capito? Non è che lo stava dicendo. Ma qua c'è uno specchio, fammi salvare. Checkpoint. Quindi per regola così abbiamo salvato, giusto Johnny? Col checkpoint. Andiamo un attimo qua sotto. Infatti. Voglio morire, dai. Facciamo prima questo e poi questo piano. Cioè, addirittura sono pieno di che cosa? Di munizioni? Ma sta scherzando? Mi carica la pistola. Cioè, sto pieno di munizioni. Ma c'è niente. 2, 1. Ok. Sì, ho fatto, ma erano 6 proiettili. Cioè. Alle volte non mi dà niente. Anche come ricordi la missione e lo scopo. In pratica ci sono i nostri amici che sono spariti e noi stiamo seguendo delle fotografie che abbiamo trovato. Praticamente. Uno lo devo lasciare qua. Ma questo mob qua è un boss sicuro da sconfiggere. Oh, il coso. La missione è non morire, sì, anche. Qua c'è lo specchio, dai, salviamo. Raccogli. Diamo il benvenuto a Lin Castellanos, nata il 18 luglio 2006, ore 9:56. 3,3. Sebastiano Mira a casa dei genitori orgogliosi. Ah, ok. Ok.
Catacombs found. Benedetta Parigi. Ma che? Il parroco mi mimetizza. Chi frequentava questo luogo? Gli operai che stanno restaurando il pavimento crollato hanno scoperto una rete di catacombe sotto la chiesa di Cedar Hill e sostengono di aver visto alcune mummie. Il parroco nega l'accesso agli archeologi gridando a sacrilegio. Pure. Sfeccia, sfeccia delle mie brame. Chi è il più scammone del reame? Lo salviamo. Ok. Allora ragazzi, appuntamento ore 21. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci sul canale Twitch, perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 23, ragazzi, le ore 23, quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci. Vi ringrazio per la compagnia, vi auguro una buona cena. Ci becchiamo alle 9, ragazzi, a dopo.